Tocca parlarne, sì, tocca parlare di questo benedetto remake di Prince of Persia, Le sabbie del tempo, perché sì, ragazzi. Annunciato con sorpresa, si fa per dire, perché quando si parla di Ubisoft le sorprese non esistono mai. Durante l'Ubisoft Forward, questo primo grande remake della compagnia transalpina ha fatto discutere parecchio. Sin dai leak trapelati le ore precedenti all'Ubisoft Forward. E diciamo che è difficile discutere quelle che sono state le critiche fatte alla produzione, perché parliamo di un remake, non di una remaster. Ubisoft lo ha definito il primo grande remake della sua storia. Il problema è che se tu guardi Prince of Persia remake, non ti viene in mente proprio il remake. Nell'ultimo periodo il mondo dei videogiocatori ha avuto modo di mettere mano su dei remake che avevano il sapore del remake, cioè una ricostruzione a 360 gradi o a 350, ma insomma quasi totale, dei prodotti vecchi affinché fossero fruibili e godibili e fossero all'altezza degli standard contemporanei. In questo senso, il nuovo Prince of Persia non si prospetta esattamente in linea con i migliori remake degli ultimi anni, per un semplice discorso tecnico. Se da un punto di vista di gameplay hanno promesso un lavoro di svecchiamento profondo, di meccaniche, dinamiche, di reattività dei comandi, insomma, per far sì che il gioco sia effettivamente in linea con le migliori produzioni contemporanee, da un punto di vista puramente tecnico, sembra un pochino Prince of Botulino piuttosto che Prince of Persia, con sta fronte sempre paralizzata e gli occhi fissi indipendentemente da quello che si fa. Sembra un principe che più che di poteri oscuri ha abusato di no? Ecco, tutto è qui però, concentrate qua. E fa male vederlo così, il vecchio Prince of Persia, cioè da un punto di vista di animazioni e di impatto visivo in generale, i modelli non sono propriamente come ce li saremmo aspettati. E ripeto, parla una persona a cui la grafica interessa fino a un certo punto, perché io preferisco un gioco magari graficamente un po' meno, che però da un punto di vista di gameplay ti restituisca delle sensazioni forti, piuttosto che un gioco che magari ha una veste grafica fotorealistica e poi parla la mano fari dei polli, ecco. Per cui, fatta questa doverosa premessa, per quanto mi riguarda direttamente, trovo tuttavia che il lavoro svolto su questo Prince of Persia remake sia un po' discutibile, così come le dichiarazioni di Ubisoft che l'hanno seguito l'annuncio. Perché un portavoce della compagnia, interrogato su, cioè, gli è stata posta una domanda molto semplice, ovvero: che per caso avete avuto qualche problema di sviluppo? Che per caso avete avuto qualche problema di budget? Che per caso avete avuto qualche problema organizzativo durante la produzione che ha comportato dei problemi evidenti dal punto di vista tecnico? Domande lecitissime, a cui è seguita una risposta che mi ha lasciato un po' come il Prince of Botulino. Cioè, no, no, è andato tutto perfetto. Abbiamo avuto il budget che serviva, abbiamo un team di 170 persone, non c'è stato il minimo problema di sviluppo. Quindi rivendichiamo con convinzione e orgoglio quello che abbiamo fatto. Era meglio dire che c'era stato qualche piccolo problema, forse. Perché lì sembra quasi un rivendicare non lo so, degli standard un pochino al di sotto di un contesto che va verso il fotorealismo. Ray tracing, cose, motion capture, eccetera, eccetera. E tu anzi ti risenti quasi pure di una domanda estremamente lecita a cui rispondi con la massima serietà. No, no, è andato tutto alla grande, abbiamo fatto tutto esattamente come lo volevamo fare. E qui risuona il famoso, insomma, ma è del mestiere. Cioè, mi ha fatto sorridere un pochino. Allora, fermo restando che, ripeto, parliamo di un prodotto che si vende da solo, parliamo di un prodotto meraviglioso a livello concettuale e strutturale, sporcato un pochino da una veste grafica che non è,
propriamente quella che ci saremmo aspettati. Cioè, io non mi stupirei a questo punto se Prince of Persia subisse un po' il medesimo iter di Halo Infinite. Anche lì, no no, ma è esattamente come lo volevamo. Poi magicamente si è chiusa la porta con una persona che dalla fessura ti fa: torniamo subito, quando esce 2021, doveva essere un titolo di lancio dell'Xbox Serie X, adesso è un titolo in arrivo, perché tanto è stato insomma la sommossa popolare, la critica nei confronti della produzione, che la produzione ha preferito tornare un attimino a casa, richiudere la porta e dire: ragazzi, torniamo dopo, Io ho la sensazione che potrebbe accadere la medesima cosa con Prince of Persia. Il lancio è previsto per dicembre. Io credo che se le polemiche, le discussioni, i meme, le prese in giro dovessero continuare, probabilmente Ubisoft dirà: c'è stato un problemino, abbiamo... sentite, tanto a Natale ci avete di meglio da fare. Ci vediamo nel 2021! Ci siamo resi conto che ci sono un paio di cose da rifinire, e quindi io ho questa sensazione. Oppure potrebbero semplicemente dire: no, noi siamo straconvinti della bontà di quella fronte tiratissima e quindi ve lo diamo così. Però ripeto, magari, ecco, un pelino di autocritica nell'oggettivare che non è all'altezza di un remake. Cioè, il remake tecnicamente non sembra essere all'altezza della bontà della produzione originale. Ecco, da un prodotto così celebre ti aspetti qualcosa di più, specialmente quando trovi Ubisoft a dire: è il nostro primo grande remake, diamine, wow. Per cui credo che Ubisoft vorrà prendersi del tempo in più, e che sarebbe anche saggio farlo per evitare che il lancio del prodotto sia accompagnato da un sano entusiasmo e non da continue prese in giro che possa in qualche modo oscurare la bellezza e la bontà di un prodotto che merita di essere riscoperto, o di essere scoperto per la prima volta da chiunque se lo fosse perso all'epoca. Ecco, spero di aver, al di là della mia insomma volontaria ironia sulla questione, però il concetto è quello: proteggere la produzione, proteggere il prodotto e la bontà di un'esperienza che tanti ancora ricordano con gioia. Per cui, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vi aspettate, se siete d'accordo sul discorso che potrebbe essere rimandato anche secondo voi, oppure se credete che Ubisoft andrà dritta verso l'obiettivo confermando il lancio per i primi di dicembre. Io per adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.